Biblioteca Ghisolfi, mi trovano, vi dico, esattamente in piazza Mariano delle Piane. Di fronte a me potete ammirare la chiesa della Collegiata, chiesa che è stata menzionata intorno al 1300, ma che durante i vari secoli ha subito diverse ristrutturazioni perché non era in grado di ospitare l'intera popolazione novese. La sua facciata è caratterizzata da due campanili laterali e da due volute che fanno da raccordo con il timpano centrale. Inoltre, viene considerato anche il duomo della città per la sua importanza. Al centro della piazza vi troviamo anche una fontana. Alla mia sinistra potete ammirare Palazzo Negroni, che ha subito una ristrutturazione dal punto di vista architettonico durante il biennio 1737-1738 e che durante l'era napoleonica, nella facciata principale, quella che si rivolge verso la piazza, sono stati disegnati due meridiani, uno riferito all'ora francese, cioè l'ora locale, e uno all'ora italica che ci indica quante ore mancano al tramonto del sole. Attualmente sede dell'Associazione Italiana Arbitri e dell'Unione Sportiva Novese Calcio. Alle mie spalle potete ammirare il Palazzo Cambiasso Negrotto, sede di alcuni uffici del Comune di Novi Ligure, palazzo che risale al 1800. I due edifici e la chiesa della Collegiata si trovano tra via Girardengo e via Roma, che sono considerate le due vie principali del centro storico della città. Da Novi Ligure è tutto.